anno di sport con lo Club 70 Memorial Dario Rinaldi. Qui parliamo di pionieri, se pensate che tutto questo è nato nel 1970. Senza l'aiuto della prima fila difficilmente arriveremo alla seconda, alla terza, alla quarta, così che sia chiaro. Buongiorno a tutti, intanto da parte della famiglia ringraziamo l'invito che ci ha concesso con il CTF 70 per ricordare il papà, papà che è, come è stato detto, ha fatto qualcosa, ha cercato di dare il suo contributo perché ci credeva nello sport. Non vi nego che, nonostante io abbia solcato da piccolo la pista di plastica come molti di voi, chi mi ha insegnato a sciare è stato mio papà, a me e ai miei fratelli. Allora, permettetemi di dire a tutti quanti i soci qui presenti, a tutti i dirigenti, ancora gli sportivi, di essere veramente fieri e orgogliosi di appartenere a questo meraviglioso club. Grazie. Grazie. Sono un po' influenzato, ma non potevo mancare perché è una cosa che ci tenevo molto. E emozioni. Oggi ci avete regalato emozioni. Approfitto per salutare tutti e portare il saluto da parte dell'amministrazione regionale, del presidente Massimiliano Fedriga, dell'assessore allo sport Anzi, di tutta l'amministrazione, un'amministrazione che sullo sport in questi anni ha puntato tantissimo e continuerà a puntare tantissimo. Vedete? È un tempo complicato per i giovani e avere la possibilità di fare sport e di farlo in una società sana come la vostra è una grandissima possibilità per questo territorio. Volevo ricordare una persona che credo sia stata vicino come rappresentante del CONI alla vostra società, Emilio Pelù, che è stato il mio predecessore e che... Io riporto una cosa che viene dai nostri uomini sul territorio, sui poli. Lo Sci Club 70, i suoi ragazzi, i suoi allenatori, i suoi dirigenti si distinguono per essere a livello di comportamento e di educazione i migliori che frequentano le nostre piste. È veramente una bella occasione ricordare qui Dario, che ho conosciuto dapprima come giovane cronista di Tele4 e poi della Rai, seguivo appunto i lavori dei consiglieri. Un grazie di cuore per quello che fanno nell'organizzazione, giustamente quello che ricordava anche Jacopo Maestroni, veramente anche sotto tutti gli aspetti di salute, di sport, di alta qualità, e quindi veramente bravi. Grazie Friuli Venezia Giulia! Grazie Poli, grazie Fis!